ragazzi, oggi siamo a bordo di un Husqvarna 125 TE e oggi appunto proveremo e vedremo come si comporta questa moto su strada. Questa moto nasce con motore KTM e appunto principalmente diciamo che è come un K, però appunto con qualcosa di differente, come ad esempio l'ammortizzatore non ha il PDS ma il leveraggio, e poi in questo caso il proprietario gli ha fatto anche delle migliorie, come ad esempio testa, scarico completo HGS, la testa VHM, impianto frenante e tante altre cose. La moto è del 2015 . Inoltre gli è stata montata anche l'accensione SX, ossia quella del cross. E adesso andiamo a cercare qualche curvetta, qualche strada bella, per vedere come si comporta la moto. Principalmente sviluppato per i bassi regimi, infatti ha moltissima coppia in basso, però avendoci montato questa accensione diciamo che ha recuperato anche in alto quello che gli mancava. Queste moto come KTM, Husaberg, nascono enduro e vengono trasformate in motard. La maggior parte hanno un impianto frenante appunto scarso perché viene lasciato quello dell'enduro. Questa, come vi ho detto, gli è stato cambiato ed è stato montato un impianto completo della Brembo radiale. Infatti i freni ora si fanno sentire. È tutto originale, ma comunque è buona. È rigida al giusto, molto agile come moto. Sarà che avendo il K sono di parte, però io su questo tipo di moto mi ci trovo veramente bene. Monta una pompa idraulica della frizione della Magura. Questo tipo di moto originale costa come il K più o meno sulle 8.000 euro, usata la si trova attorno 4-5, dipende un po' come è configurata. Adesso proviamo a fare un piccolo test di accelerazione. Accelerazione e freni, vediamo. Bene, veramente una bomba ragazzi, accelerazione veramente ottima, come anche i freni avendo questo impianto. Insomma, se comprate una moto del genere la cosa principale da fare è rivedere l'impianto frenante, perché come andremo a vedere poi in altre moto come questa originali, appunto come ho già detto prima, lascia desiderare, mentre a livello di maneggevolezza accelerazione già da originale è proprio ottimo. Manutenzione
attenzione, come appunto parlavo, è una racing, quindi ne ha un po'. E ovviamente sono le solite cose come cambio olio, pistone, filtro, ogni 8 ore. Ma nulla di spaventoso. E soprattutto sta moto si impenna bene. Quindi ci piace. Facciamo gli ultimi girettini di qua, che vediamo un po' com'è, poi torniamo anche qua, siamo anche un po' a secco. Colpito da questa moto, perché veramente con queste piccole migliorie è proprio ottima. Inserimento in curva buono. Come tiene bene, cambio, uscita, veramente veramente top ragazzi, questa moto è proprio approvata. Per essere la prima della serie, proprio contento. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Rimanete sempre sintonizzati sul canale, perché ogni giorno della settimana, adesso non so bene ancora quando decidere che giorno far uscire il video, comunque ogni settimana, allo stesso giorno, alla stessa ora, ci sarà un video nuovo dove testerò un'altra moto. E per chi non l'avesse capito, stiamo appunto testando tutti i 125 due tempi che ci sono sul mercato, così poi da poter capire bene, in caso si volesse comprare un 125 due tempi, quale scegliere. Ora vedrò se fare una cosa su solo le moto racing, proprio racing, o introdurre anche magari qualche street tipo Squarna HM, questo ditemelo voi. E spero che appunto vi possa piacere questa serie, e quindi noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Non mancate, seguitemi su Instagram per rimanere anche lì aggiornati, dove pubblicherò magari qualcosa inerente a questa serie, magari qualche sondaggio sulla moto da provare, o se avete qualche domanda in particolare da fare, io vi risponderò nel prossimo video. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.